Siamo al centro di Urno, il laboratorio di Procaccini 14 Milano, come solito. Siamo lieti di ospitare un grande pianista, posso dirlo? Sicuramente. Che rispecchia il nome di Antonio Branca, il quale ci delizierà con un concerto. Un concerto pianoforte, ovviamente, dove ci regalerà un viaggio attraverso il mondo della musica dei film. Senza, mi fa molto piacere essere qui, ovviamente, ogni volta comunque che sono, che ho la possibilità di suonare è sempre una grandissima gioia. Ecco, io non possiedo gli spartiti di questi brani perché non li ho mai studiati, sono stati imparati così, quindi non è detto che siano fedelissimi all'originale, io ho la mania un po' di cambiare un po' le cose, di armonizzare, un po' diverso. Sono magari un po' personalizzato, però voi riconoscerete sicuramente i temi fondamentali di questi bellissimi film. Buon ascolto e grazie. Serve per stare insieme alle persone che frequentano il CPS di Procaccini, e quindi stare insieme vuol dire aiutarli a stare meglio, in allegria, perché la musica sappiamo tutti che porta allegria, nel senso che trasmette un'armonia, trasmette qualcosa, e quindi queste persone che vivono dei problemi di sanità mentale, insomma, serve a rallegrarli un attimo, a tranquillizzarli, a farli felici. È una terapia che abbiamo pensato di utilizzare visto che abbiamo un piano a disposizione. Il nostro gruppo, i vari eventi, occupandosi, ci occupiamo un po' di sanità mentale. Che si chiama GRAIT, il gruppo delle azioni innovative territoriali, che è un gruppo composto da operatori dei quattro servizi di territoriali di psichiatria dei Fate Bene Fratelli e anche con una componente dell'SPDC, quindi del reparto dei Fate Bene Fratelli. A un certo punto ci siamo accorti che era un po' stupido lavorare su queste cose solo tra operatori, ma era come potevamo fare lotta allo stigma, empowerment, cultura dei diritti, riappropriazione dei diritti in psichiatria senza la voce delle persone che per prime affrontano un percorso di cura. E quindi il GRAIT permise la nascita di questo gruppo misto che ha dentro alcune persone del GRAIT e tutta una serie di appunto persone in cura che negli anni sono aggregate, adesso sono tra i 12 e i 15 componenti più o meno. Questo ha generato tante cose, devo dire, ha generato anche una riflessione sul lavorare, su cosa vuol dire lavorare come educatori. Poi siamo principalmente, noi diciamo sempre che noi siamo un gruppo di persone, siamo un gruppo di persone che vuole lottare contro lo stigma, vuole dimostrare che ci si può curare e che quando ci si ammala non è la fine della vita e che anzi ci si può riappropriare i pezzi della propria vita e
perché la salute mentale, come diciamo sempre, è un bene di tutti, e poi è una cosa che può capitare a chiunque, un momento di grande difficoltà sul piano della sofferenza psichica. Credo che è uno strumento che ha aiutato a stare meglio tutti quelli che fanno parte delle rari venti. Perché abbiamo eletto da un annetto come sede di questi due gruppi di lavoro il centro di uno di Procaccini. Quindi, visti gli spazi, visto la situazione, è sede non solo delle riunioni organizzative ma anche di alcune manifestazioni. Il centro di uno è uno dei servizi che vengono offerti appunto dal nostro dipartimento. Ovviamente si occupa di patologia mentale, in genere non ci occupiamo di persone che hanno gravi patologie mentali di tipo cronico. All'interno del nostro centro si fanno molte attività riabilitative, abbiamo circa 25 gruppi strutturati alla settimana, di varia natura. Ci sono quelli di tipo che noi definiamo artigianali, quindi non so, il restauro dei mobili, la maglieria, il cucito. Poi ci sono quelli di tipo attività sportive, quindi abbiamo il nuoto, abbiamo la palestra, a volte in alcuni periodi dell'anno facciamo canoa. Poi ci sono quelli di tipo espressivo, che possono essere la pittura su stoffa, insomma vari tipi di forme espressive. In questo momento abbiamo anche un'arte terapeuta che sta facendo un'attività. Poi abbiamo gruppi di tipo ludico, per cui voglio dire l'animazione, giochi insieme, uscite. Non facciamo solo attività da dentro, ma anche facciamo fuori, perché si va al cinema, si va a ballare, si va in vacanze insieme, si va a vedere le mostre, si va a mangiare un gelato, si va anche a divertirci e basta, eccetera. Questo specifico evento di questa sera è il secondo, ne abbiamo avuto uno il 18 di aprile. La nostra idea è quella di iniziare a rodarci su questo tipo di manifestazione, che prevede appunto un concerto pianistico, per poi arrivare l'anno prossimo ad essere inseriti in Piano City, che è questa manifestazione a livello cittadino, per cui che c'è stata a maggio, per cui ci sono vari pianoforti sparsi nella città e i pianisti possono andare a suonare, quindi c'è un richiamo di gente. Noi vorremmo essere l'anno prossimo a maggio uno di questi punti dove qualche pianista può venire a suonare e la gente può venire ad ascoltare. Le porte, vedete, sono tutte spalancate perché un po' fa caldo, ma soprattutto perché noi siamo aperti, e quindi siamo aperti alla gente che c'è fuori. Desideriamo che la gente entri e desideriamo poi che quando ci sarà la musica possa uscire di qua e correre anche per la città. Sono eventi particolari, nel senso che è una sperimentazione la nostra. Abbiamo visto durante la prima puntata, diciamo, c'è stata una grossa affluenza, molto interessata. Il programma era un programma raffinato, particolare, non diciamo molto commerciale, non molto sentito, eppure c'è stata un'attenzione massima. Questa sera abbiamo un ottimo pianista, il programma è un programma molto interessante, si rifarà a brani famosi di film famosi, quindi ai temi musicali di film molto famosi. E per quello che riguarda il centro diurno, poi ripeto, avremo anche altre, saranno sedi di altri eventi che potranno essere il report a fine percorso di tutto questo anno. All'interno del centro diurno c'è una cooperativa di lavoro di pazienti che si chiama cooperativa laboratorio, che è quella che poi diciamo offrirà il rinfresco a fine serata. È un'esperienza molto interessante, è nata 15 anni fa.
è un'azienda, una cooperativa sociale in cui sono impiegati per l'80% persone con problemi psichici gravi ed importanti. Opera in due settori che sono la ristorazione collettiva e il catering, quindi si fa mangiare, e la sartoria, quindi c'è anche questa attività. Nell'ambito della sartoria sono impegnati più che altro persone che vengono dai paesi extracomunitari, quindi rifugiati politici che hanno un background lavorativo riferito al tessile. In Etiopia, in Afghanistan, eccetera, molte persone lavorano come santi, diciamo. Mentre in cucina le persone impiegate sono per lo più pazienti psichiatrici. L'attività è molto intensa, è rivolta naturalmente all'esterno, sempre un'azienda, per cui si fanno eventi pubblici, qui appunto il fornitore è un pubblico, può essere un convegno, una cosa di questo genere, così come può essere un privato, matrimoni, feste, così. Lo stesso vale per la sartoria, può esserci una piccola azienda che ha bisogno di far produrre un suo oggetto e può esserci la sposa che chiede di fare l'abito da sposa o la signora che desidera farsi fare il cappotto. Noi poi come sartoria abbiamo anche un tipo di prodotto di abbigliamento su nostra creazione, quindi abbiamo delle nostre creazioni che sono originali e particolari e poi abbiamo invece diciamo la sartoria tradizionale che possono accedere anche le parazioni come questo genere.